Salve, cittadini del web. Siamo qui oggi per discutere di uno degli aspetti cruciali che plasmano il destino politico dell'Europa. Le elezioni europee sono alle porte, e i sondaggi politici ci offrono uno sguardo intrigante sul panorama politico italiano. Il primo partito nelle intenzioni di voto? Fratelli d'Italia, guidato da Giorgia Meloni, con un robusto 27,1%. Nessuna sorpresa, direte voi. Ma cosa c'è dietro questo fenomeno? Qual è il messaggio che il popolo italiano vuole inviare? Il Partito Democratico, guidato da Elly Schlein, si posiziona al secondo posto con il 19,5%, seguito da poco più lontano dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte al 17,0%. Gli equilibri di forza rimangono pressoché invariati, ma quali sfide attendono queste forze politiche nei prossimi mesi? La Lega di Matteo Salvini si attesta al 9,3%, in leggero aumento rispetto all'anno precedente. E cosa dire di Forza Italia di Antonio Tajani, che si prepara al suo primo congresso nazionale post-Berlusconi? Conferma il ruolo di terza forza del centrodestra con il 7,4%. Ma cosa accade nel centro? L'Alleanza Verdi e Sinistra si fa notare con il 4,2%, l'unico dei partiti minori a superare la soglia di sbarramento del 4%. Nel frattempo, Azione di Carlo Calenda, più Europa e Italia Viva di Matteo Renzi si trovano al di sotto di questa soglia, escludendoli al momento dal Parlamento europeo. Mentre il vento della politica soffia attraverso l'Italia, sono i cittadini a decidere il corso del futuro europeo. Continueremo a monitorare la situazione e a svelare i segreti che si nascondono dietro le facciate politiche.